Bene, velocemente, scusate il tanto ritardo, purtroppo alle prese con le beghe fino all'ultimo secondo in comune, a un certo punto mi ha ritestato la telefonata, non la nascondo. Meno male che è arrivata. Niente, quindi velocemente, io intanto sono contentissimo, felice di ospitare questa sera in questa sala che purtroppo non è molto agevole dal punto di vista della climatizzazione. È stata una delle prime cose che abbiamo provato a sistemare, ma ancora non ci siamo riusciti. Quindi questa bellissima biblioteca, che credo, con tutto il rispetto per il territorio, forse una delle più belle e accoglienti del territorio del sistema bibliotecario dei Castelli Romani, è priva ancora di un sistema di condizionamento, di climatizzazione. Questa è una cosa che ci impegniamo a fare quanto prima. Speriamo, vero? Il professor Ambrogioni, che è qui vicino a me, così raccolgo subito la problematica. Ma detto ciò, comunque supereremo questo problema del clima, e quindi entreremo invece in un clima, grazie proprio ad Arnaldo che ci ha donato questa possibilità, di una bellissima conferenza che a breve lo andrà a presentare. Ovviamente io non mi sogno neanche di entrare nei contenuti, perché non sta a me, non mi sento neanche lontanamente vicino alla possibilità di farlo. Dico però che con convinzione l'amministrazione di Rotaferrata ha aderito sin dall'inizio praticamente, e partecipando, grazie ai tuoi simpatici e gentili inviti, alle attività dell'Associazione Frascati Poesia, e anche con questo specifico progetto che, se non erro, è della città metropolitana, all'epoca provincia di Roma, dando adesione e quindi consentendo anche di poterlo fare oltre che a Rotaferrata nelle altre zone del territorio. Questa è una delle prime conferenze, dovrebbe essercene un'altra, magari ancora. Non so se non abbiamo ancora ben stabilito come, quando e dove, ma sicuramente ce ne sarà un'altra da qui alla fine dell'anno solare. Vedremo in che termini, su quali argomenti. Ovviamente con la tua, come dire, indubbia e come dire, nota capacità e abilità, sicuramente tutto questo non potrà che accrescere il nostro diciamo, spessore culturale che c'è, ma che comunque è sempre bene portare in atto. Per cui io ringrazio nuovamente te, ringrazio anche l'assessore Claudio Consoli, la signora, dove non la vedo, eccola qui, che anche loro hanno fatto comunque da tramite con te fin dall'inizio. E ripeto, noi l'abbiamo fatto con convinzione e continueremo sicuramente a perseguire questo. C'è anche aperto il discorso di Frascati, capitale città della cultura. Non so, io ho fatto quella lettera, non so se ho avuto modo di vederla, di sollecito ai colleghi sindaci, però non ha avuto al momento ancora un eco molto, come dire, di quello che io mi aspettavo, se non altro. Lo reitereremo ancora, nella convinzione comunque che il progetto a cui abbiamo aderito, ancorché si chiami Frascati capitale della cultura, ma che comunque abbiamo chiarito essere un percorso culturale, ove ovviamente approvato dalle autorità governative, che porterebbe a tutto il territorio, non solo quindi a Frascati, lustro e, come dire, benefici e crescita culturale. Speriamo che i nostri colleghi mi sentano, soprattutto a partire da Alessandro Spalletta, che dovrebbe essere il primo interessato a farsi, come dire, carico di questa cosa, come certamente mi auguro lui vorrà fare. E quindi andiamo avanti e lavoriamo così, e grazie a tutti per essere qui e buon ascolto. Bene, buonasera a tutti loro. Prima di parlare, diciamo, della cruda verità, vanno dette le seguenti cose, che sono in rapporto a un gesto di gratitudine rispetto al sindaco Fontana e a tutta la cittadinanza, non solo personalmente ma anche come Associazione Frascati Poesia, che come tutti loro, anzi voi, ci diamo tutti dentro qui, come tutti voi sapete, è il soggetto che promuove fra le tante attività il Premio Nazionale Frascati Poesia. E il giorno 20, invece all'azienda Sforza Pallavicini, alle ore 17.30, noi facciamo il Premio Nazionale Frascati Filosofia. Tra l'altro avremo anche lì il sindaco Spalletta, avremo anche il sindaco Fontana, mi auguro, con gli assessori, Claudio in primis, non perché gli altri non lo siano, ma perché ci conosciamo anche da molto tempo e quindi l'idea del territorio la viviamo, e forse lì potremo parlare anche di questo. Va ancora detto, prima di iniziare i propri discorsi, che una gratitudine, se non vuole essere retorica e generica, deve avere appunto un contenuto. Per esempio, la gratitudine personale mia, che io in genere quando parlo suono le campane, è una cosa a cui vi dovete abituare, è una cosa così, suscito e stimolo, evoco. E
la gratitudine deve avere dei significati. Non ci sono motivi di interesse né come associazione né come personale, però ancora di meno, a dire appunto che Gianpiero Fontana è una straordinaria sorpresa per noi, come figura politica e come figura di amministratore, e quindi da questo punto di vista posso anche condividere o spalmare questa gratitudine anche nei confronti degli altri amministratori, perché è un uomo, e va detto, che non solo sa accogliere e cogliere con velocità e determinazione delle, non solo delle opportunità, ma degli orizzonti. E noi fino adesso abbiamo lavorato su degli orizzonti. Tra l'altro è affascinante, distruggendo o ridimensionando uno dei grandi limiti del nostro paese, che è la litigiosità politica, comunale, dei campanili, delle commedie. Ecco, da questo punto di vista, Gianpiero, Claudio e gli altri davvero hanno intuito questa possibilità di lavorare insieme. Non è una cosa facile, credo, e nemmeno automatica, che volendo correre e dovendo correre con una città candidata alla capitale europea, italiana della cultura, intesa anche come area tuscolana, come smart region, non è così automatico che sotto una città guida, ma al tempo stesso coordinatrice, si siano poste altre città, fra le quali anche Grottaferrata, dove c'è uno scontro politico, una differenza di atteggiamenti, no? Dove tutto si paga, ogni cosa che si dice si paga. Ecco, io devo dire la verità che Gianpiero ha detto ci sto, non credo sia stato facile per te anche nei confronti degli altri amici dell'amministrazione, no? Abbiamo dovuto concertare appunto, no? Per comprendere bene il significato, che poi comunque quello che stavi dicendo te. Lo so, però tanto di cappello, no? E questo va. Questo è interessante perché probabilmente, e questi, quando si fanno queste cose, si evocano i patti del Nazareno, non è una sciocchezza. Le persone intelligenti non sanno fare il patto del Nazareno. Il patto della crostata. Le persone intelligenti hanno ben altre idee. Quindi da questo punto di vista, io, se posso permettermi, oltre al ringraziamento che è mio, di Rita e di tutta l'associazione, no? Abbiamo molti soci qui, però una cosa che posso dire, vorrei dire, mi spiace non c'è Alessandro, ma lo dirò poi il 20, perché il problema reale è che quello che manca moltissimo al nostro paese, sì, questione di denaro, però quello che manca veramente tanto, 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 è una predisposizione culturale del management, usiamo questo termine. Cioè una tale, tutti sono spaventati a tal punto che qualsiasi gesto servirebbe a dire ma se faccio questo che significa, vuol dire un altro. Io credo che questo piccolo esempio della candidatura, che so che avete fatto anche un buon progetto come candidatura e ne sono lieto, la candidatura, questo che stiamo facendo, abbiamo un progetto, noi che abbiamo costituito, noi come associazione, tante cose, ne vorremmo anche fare delle cose qui a Grottaferrata. E attenzione, questo non è una cosa che serve per chiedere i soldi al comune, perché non l'abbiamo mai fatto, questo è trasparente. Ma noi crediamo fortemente che dobbiamo lavorare insieme. Ecco, abbiamo solo questa possibilità. Poi, togliendo le persone, le donne, le signore in sala, tutti noi, togliendo loro, tutti noi maschi, siamo adulti, togliendo lui, siamo quasi vecchiarelli. Allora noi siamo una generazione che deve condividere delle cose. Poi ognuno ha le proprie idee culturali. Noi abbiamo delle idee culturali, politiche anche distinte. Ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Questa arricchisce. Allora, da questo punto di vista, non è che devo farti da sviolinata, però credo che le cose dette, fatte bene, richiedano, come dire, una gratitudine. Allora, posso chiederti un applauso per questa amministrazione? Scusate. E adesso parliamo della nuda verità. Non vorrei tenervi tanto, L'altro. L'altro, io e l'altro. Allora, signore e signori, il problema è questo, che innanzitutto per capire quello che vorrei proporvi, io vorrei che questo mio discorso sia dedicato a due persone. La prima persona a cui dedico questo ragionamento mi ha detto qualche ora fa una frase: è nelle cose che i figli seppelliscono i padri, è nella logica della natura. Quando capita questo nella vita di un individuo,
di un lutto, questo individuo può reagire in vari modi e reagisce per esempio dicendo è nella logica delle cose. Però che cosa vuol dire questo? Che i giovani debbano seppellire i vecchi, cioè che le generazioni abbiano una logica, una morale, e che assolutamente non ci sarebbe padre, io ho una figlia, che potesse mai immaginarsi per sé e per lei, no, una illogicità a questo paradigma. Nessuno vorrebbe mai seppellire i propri figli, no? Ma essere sepolto dai padri. Però che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire realmente? Allora io vorrei iniziare da un apologo molto famoso che probabilmente qualche amico dell'associazione ha già sentito da me, perché in realtà viene dall'India, lo troviamo in Boccaccio, ma è importante per avviare questo ragionamento sul tema della nudità e per permettermi, ma in modo molto familiare, senza fare il professorino, anche attraverso alcune immagini della nostra pittura, di aiutarvi a entrare in questo tema, che è la nuda verità, ovvero la questione, per esempio, che qualcuno dica è nella logica delle cose. L'apologo è molto semplice, è quello di un padre e quello dei tre figli. Forse Rita lo sa, ma voglio sottolinearlo, perché è bello. Tanto tempo fa, ma proprio tanto, c'era un padre che aveva tre figli. E questo padre tutta la sua vita aveva fatto quello che doveva fare. Un uomo che aveva lavorato, un uomo di rispetto, un uomo di forza, di sentimento. Il tempo l'aveva portato ai suoi ultimi giorni e lui, serio, capì che era arrivato il momento per dividere l'eredità. Secondo la logica e secondo il diritto, i danari cospicui delle terre sarebbero dovuti andare al primo, e così vuole il mondo. E poi le terre più immateriali, i commerci, i danari, forse al secondo. E al terzo, al più piccolo, dare qualcosa che potesse permettere al più piccolo di viaggiare, di andare, costruirsi con un piccolo capitale la sua fortuna. Era tutto chiaro, perché c'è una logica nella vita, nell'eredità. E il padre divise e fece questo, scrisse il suo testamento. Poi ebbe un problema. Lui aveva un anello e questo anello lo aveva ricevuto da suo padre. E suo padre l'aveva ricevuto dal proprio. E quest'anello era splendido, prezioso, mirabile, una orificeria straordinaria, ma quell'anello valeva di più della sua arte, valeva di più della sua qualità. Era in fondo la vera eredità che si passa da padre in figlio. Allora lui pensò, a chi darò l'anello? L'anello lui pensò di darlo al primo, perché questo vuole la legge. Però ripensava nel suo letto di dolore, come non darlo anche al secondo? Anche lui lo meriterebbe, così giovane, così buono, il cadetto. E poi, come non darlo anche a Beniamino, al terzo, al ragazzino? Ne avrebbe bisogno con quest'anello. Se lo do al primo, il primo avrà l'autorità e l'autorevolezza, al secondo darò il brio per essere importante, ma al terzo darò la speranza per costruire la sua vita. Ma lui aveva solo un anello. E allora lui pensò a qualcosa di formidabile. Chiamò di notte un grande artista, un grande artigiano, un grande orafo, e disse: pagherò e ti darò tutto quello di cui tu hai bisogno, ma fammene due uguali, perfettamente uguali. Lavorò l'orafo. Passò una notte, poi un giorno. E poi passò ancora un giorno e poi una notte, e ancora due notti e altri due giorni, fino a che, galoppando, l'orafo arrivò di notte nella casa del vecchio e disse: io sono pronto, ho fatto il mio lavoro. E mostrò i tre anelli, bellissimi. Erano quelle due copie perfettamente uguali, bellissime, indistinguibili. Lo ringraziò il vecchio, chiuse la porta. E il giorno dopo chiamò i suoi figli. A te che sei il primo io do le terre, e a te io do l'anello, perché l'anello è il segno della continuità. Ti bacio. E venne il secondo. A te io do i commerci, ma a te io do l'anello, perché sei il secondo, ti bacio. E arrivò il terzo. Tu, Beniamino, sei il più dolce,
a te do dei denari per vivere, per viaggiare, e a te do l'anello, così avrai la speranza di costruire un mondo. Il vecchio morì. Passarono giorni, dopo il funerale, e i figli si incontrarono. Che ti ha dato papà? Questo. E a te quest'altro. Ma a me ha dato l'anello. E il secondo, non è vero, l'ha dato a me. E il terzo, ma che dite, lo ha dato a me? I tre fratelli avevano i tre anelli. E cosa accade? Quello che accade sempre nella vita. Accade sempre questo, che gli esseri umani non capiscono, non capiscono mai. E allora l'odore del sangue, il litigio, la polemica. Ah, tu vali di più. Ah no, io valgo di meno. Ah no. E quello che era un gesto d'amore divenne un gesto di discordia. Ora, la domanda che si sono posti gli scrittori, e l'ultimo fu Boccaccio, è questa. C'è un anello vero e due sono copie. Nessuno sa qual è quello vero e nessuno sa quali sono le copie. Quindi noi dobbiamo accettare questo dubbio nella vita, che tutto ciò che ci viene dato è vero e non è vero. Noi dovremmo accettare nella vita quella logica. È giusto, è naturale che l'ultimo gesto che fa un figlio è seppellire, che è un gesto di pietas, di pietà, ma un gesto anche di orrore, vero e falso. E se noi invece oggi scrivessimo un altro capitolo a questo libro, a questo apologo, e cioè capire veramente bene cosa accadde con quell'anello, caro Giampiero, è accaduta un'altra cosa. I tre anelli, non è vero che uno è vero e l'altro sono, uno è autentico e gli altri non lo sono. Sono tutti e tre perfettamente veri, perché ciò che rende prezioso l'anello non è stato l'orafo, ma l'amore del padre. È l'amore del padre che ha reso perfettamente identici gli anelli. Non è l'orafo, non è l'arte. Tutto quello che passa e che vedremo anche su questi quadri non è la bellezza dell'arte, è la bellezza della spiritualità dell'arte, è quell'elemento di energia che solo l'arte ha, che ci fa respirare. Non è vero che si va a capo dopo 11 sillabe, si va a capo, quando abbiamo quel verso, perché l'uomo ha respirato e deve ispirare dopo aver espirato. Cioè, in buona sostanza, l'anello è vero sempre, perché è l'amore che lo ha reso tale. Se noi capissimo questo, non avremmo motivi di lotta. Mentre noi non lo capiamo questo, perché crediamo nella cosa più stupida della vita, che chiamiamo morale. Mentre è solo spavento, mentre è solo un modo per gestire la differenza di potere fra gli uni e gli altri. Se fossimo spirituali, e non morali, leggi moralisti, probabilmente noi saremmo stati felici di avere l'anello, sapendolo vero, sapendolo autentico. Rosso Fiorentino, Angelo, è un quadro che si trova a Città di Castello, nel Museo Diocesano. Prendiamo una luce se possibile. Città di Castello è la città di Alberto Burri. Se possiamo chiudere così si vede un po' meglio in fondo. Città di Castello è la città di Alberto Burri, ed è una cittadina che si trova in Umbria, un po' verso le Marche. Nel 1528-29 Rosso Fiorentino va per fare un lavoro, lui si trovava a San Sepolcro e la congregazione del Corpus Domini lo incarica di fare un quadro. Questo che voi vedete, la forma, diciamo così, è stata del 600, nel 600 hanno fatto questi tagli, prima era chiaramente un semplice rettangolo, è stata tagliata, non importa, è la glorificazione, no? L'ascesa, la gloria di Gesù, nostro Signore, che quindi entra nella gloria. Ora, è un quadro, non mi tedio, su questioni di carattere tecnico, un quadro che ha avuto una grande difficoltà. Rosso lo faceva, lo stava dipingendo a Città Castello, e lì accadde che il tetto si ruppe, entrò l'acqua e rovinò una parte della tavola, ancora oggi si può vedere. E lui ebbe una grave malattia, Rosso, e quindi ci furono molte difficoltà. Finì il quadro non lì, lo finì appunto a San Sepolcro, ma questi sono dati
che ci potrebbero interessare, ma dov'è che voglio portare la vostra attenzione? Su questo quadro, perché anche in questo quadro c'è una risposta che ruota attorno alla tematica che finora vi ho proposto, questo del tema dell'eredità, della nudità del padre rispetto al figlio. Voi vedete due piani, vedete in alto al centro Gesù, alla sinistra di Gesù, alla destra, voi vedete delle immagini di santi, riconoscete tranquillamente la Vergine Maria a sinistra, potete riconoscere la Maddalena e poi l'Egiziaca, no? Cioè le santi, quelle forme di santi che appartengono alla committenza. Mi devo spostare? No, no, mi metto qua, no, te lo so a memoria, non c'è problema, non devo vederlo. E quindi voi vedete, non lo sai, voi vedete questi santi in alto. Il piano inferiore, e invece ci sono non santi, ma ci sono esseri umani, gente che sta lì. Il doppio piano è una cosa tipica del Cinquecento, no? L'ascensione famosa di Raffaello, che si trova ovviamente a Città del Museo Vaticani, è un segno molto noto. Bene, noi vediamo due piani, facciamola corta. Vedete angeli? Non ci sono angeli. E questo è molto sorprendente. Non ci sono angeli. Io rammento che la presenza degli angeli è fondamentale nella storia della pittura. Gli angeli più belli della storia della pittura li trovate alla Cappella Scrovegni di Padova, di Giotto. E sono angeli che si disperano per la morte del Cristo. Bellissimi. Mai è stata cosa più bella di questi angeli. Qui non ci sono angeli. Vasari, quando lo vide, disse: ma questa no. C'è gente strana, mori, zingani e cose strane del mondo. In effetti è vero, alla sinistra c'è realmente una persona di colore, moro viene chiamato in quel tempo, addirittura vestito da rom. Dio mio, ci sono i rom, che non sono soltanto nei campi, mafia capita, sono già nel Cinquecento lì dentro. Ma guardate quel bambino, il bambino alla sinistra, no? Quello piccolino. Se voi lo vedete bene, accanto alla Mora, alla signora Mora, e vedete anche la signora che tiene la mano, è un bambino, se voi aveste la possibilità di vederlo più vicino quando andate al Museo Diocesano, è un bambino deformato, anabolizzato, non è soltanto ipertrofico, ha dei problemi reali nel suo corpo, quindi è un vulnerato, è un bambino ammalato. Ma ci stiamo accorgendo che anche la donna che lo tiene in mano ha uno sguardo fisso, potremmo dire oggi diagnosticabile con malattie di carattere mentale, con un disagio o un disturbo, un borderline reale. E andiamo velocemente, abbiamo al centro questo uomo nudo. Un uomo nudo rappresenta sempre un fantasma, un uomo che è morto. E avanti ancora, senza perdere tempo, quella signora che dà la schiena e il bambino che piange, vedete? E a destra un personaggio che non sappiamo che faccia, e quello vestito di un verde. Nel quadro, quando voi andrete a Città di Castello, vedete che quel verde è splendido, è molto intenso. Ma la cosa interessante è che nessuno che sta giù sta guardando il Signore, ma anche in alto, in realtà nessuno sta guardando il Signore, ma nemmeno la Vergine. Se voi vi avvicinaste e tentaste mai, se voi voleste tentare di vedere lo sguardo della Vergine sul Cristo, o della Maddalena che guarda addirittura a sinistra in basso, o degli altri personaggi, nessuno sta guardando il Cristo. E il Cristo è solo attorniato da un lampo al magnesio. Quando lo vedrete dovete immaginare un colore argenteo con un elemento perlaceo particolarmente incenerito. Non è una perla trasparente, è una perla incenerita, una perla vecchia, diremmo così, che è molto simile, vedete, allora torniamo alle persone sotto, vedete quello a destra vestito di verde, vedete che esce fuori dalla tunica un polpaccio, bene, quel polpaccio è sporco, i famosi piedi sporchi, non li ha fatti Caravaggio, vengono già da Giotto, e il rosso fiorentino vediamo bene, solo che quello sporco non è sporco, è una piaga. Cosa stiamo vedendo? Tutto il mondo è stanco. Tutto il mondo è affaticato, tutto il mondo è addolorato. I latini lo chiamano Homo Claudus, l'uomo claudicante. E San Bernardo, maestro della teologia, a un certo momento dice una cosa bellissima. Lo dico in latino perché è bello, poi
vi rammento magari la traduzione, vulnerati sumus, ingredientes mundum. Eravamo già feriti prima di entrare nel mondo, e lo vedremo poi con Masaccio. Il mondo è stanco, è affaticato. Non c'è un tempo nella vita in cui non ci sia con noi e in noi e accanto a noi la sofferenza. E nessuno guarda il Signore, nemmeno coloro che stanno accanto a Lui nei cieli. Allora la domanda che ci potremmo porre è semplice. Perché nessuno lo guarda? Perché tutti soffrono. Ma forse non è che stanno soffrendo perché Cristo sta andandosene via. È stata un'ossessione nella cultura cristiana la risurrezione. San Paolo parla continuamente che tutto è giusto, tutto è vero, se c'è la risurrezione. Se non ci fosse la risurrezione, lettere ai Corinti, noi non crederemmo in questa follia, no? Che è una vera follia. Paolo dice gli ebrei hanno, no, la Torah, i greci hanno la sapienza, noi abbiamo lo scandalo della nostra follia. Ebbene, l'ossessione di tutti i cristiani, anche dei primi tempi, è che lui non risorga e che il terzo giorno non ci sia. I fratelli ortodossi ancora oggi, quando escono fuori con la salma, non hanno chiuso la tomba, la bara. Il corpo è ancora fuori, perché loro, da ortodossi che vengono dalla chiesa bizantina, credono, chiesa bizantina in cui il Cristo ha sempre gli occhi spalancati, credono che la risurrezione sia l'unica cosa che ci dobbiamo aspettare. Rosso Fiorentino ha tolto gli angeli e ha messo soltanto la sofferenza in alto, la sofferenza in basso. Nessuno lo guarda perché forse il Cristo sta andandosene via. Il Cristo non tornerà, non ci sarà la parusia, lui se ne va. Raccontato così è un quadro impressionante. È un quadro impressionante perché ci pone veramente davanti al problema. Quale? Purtroppo noi viviamo nella difficoltà della illogicità. Crediamo che qualcosa sia autentico e che gli altri due anelli siano inautentici. Crediamo che non esista l'amore del Padre, ma che esista una situazione obiettivamente di paradosso. Il Padre, anche quando è Gesù Figlio, potrebbe andarsene via e a noi potrebbe non rimanere nulla. Questa angoscia, vai su Masaccio, viene raccontata quasi 100 anni prima nella chiesa del Carmine. Chiesa del Carmine, la famosa Cappella Brancacci. È uno dei capolavori che apre 1424 o 25, ma è molto difficile trovare la cosa, che apre, questo è un affresco e non è una tavola, che apre il nostro Rinascimento. Masolino, che lavorava con Masaccio, anch'egli aveva fatto delle cose come Giotto. Masaccio fa una cosa impressionante, perché Masaccio capisce quello che io tento di comunicarvi, mi auguro senza annoiarvi, cioè abbiamo Adamo a sinistra, abbiamo la Vergine a destra e abbiamo appunto l'angelo. Abbiamo Eva a destra, no? Che ho detto, scusate. No, voglio dire Eva, no, stavo pensando a un'altra cosa perché questa è una foto che poi non è quella che volevo io, ma non importa. Allora io la faccio velocemente. Quello che vorrei dimostrarvi è la cosa impressionante di Eva e di Adamo. Vedete, sono come gli angeli, non vi ho mostrato, degli scrovegni, estremamente drammatici. Cosa fa Eva? Eva si copre il seno con la mano destra, Eva si copre la vagina, la sua sessualità con l'altra mano. No, fa peggio. Lei si stringe quel seno per farsi male. Se lo stringe, se voi aveste gli occhi e poteste essere più vicino, voi vedreste la stretta impressionante di questo dolore. E copre la vagina, ma per coprirla veramente come nel più grande senso di colpa. Io rammento che il problema di noi esseri umani, noi qui, i nostri figli e i nostri genitori, è stato sempre il senso di colpa. Non riusciamo a venire fuori dal senso di colpa, che è padre e madre del senso della vendetta. La famosa lupa del canto di Dante, che noi spesso raccontiamo come avarizia rispetto alla lonza e al leone, in realtà è il senso di colpa che incenerisce la nostra benedizione rispetto al mondo. Solo i santi sanno benedire ogni giorno. Noi invece viviamo in un tempo di non benedizione
perché ci lamentiamo, e quando noi non ci lamentiamo non siamo felici di quello che stiamo facendo. Io sto parlando con voi, però alla fine posso dire: ma forse li annoio, ma chi me lo fa fare, né come ne stanno a casa, ma mi pagano, no? Tutti questi calcoli. E sono tutte cose che sono distruttive, e sono nel senso di colpa, che noi insegniamo persino quando insegniamo ai nostri figli l'amore, ma senza cadere nel maschilismo, nel io dico cose più sottili e più sostanziali. Quello fa la Vergine, e quello che fa Adamo è impressionante, perché piange in un modo che non abbiamo mai visto nella pittura, perché quel pianto, che è di Masolino pure, di altri pittori, quel pianto indica una cosa: perché sta piangendo? Sta ponendo più che altro una domanda: perché piange quell'Adamo? Che cosa si nasconde, no? Adamo nella Bibbia vuol dire una cosa come gruppo, non vuol dire un nome, ma nella Bibbia è molto affascinante che il destino di Adamo, in ebraico si dice Adam Adamach, il destino di Adamo è Adamach, è costruire una terra di Adamo, cioè quella cosa che ci è stata tradotta, pensata, come Adamo è quello che dà il nome agli animali, quindi l'uomo padrone, no? Il famoso etnocentrismo, noi che siamo padroni di tutto, è una cosa invece spiritualmente più profonda. Adamo vuole rendere il mondo benedetto, perché Adamo è il figlio di Dio. Quindi Adamo vuole rendere Adamah il mondo. L'inizio della Torah, l'ho già detto una volta, non è all'inizio il mondo creò il cielo e la terra, che fa molto Dio Marchionne, no? I fratelli ebrei dicono Bereshit Rabba Elohim, che è bellissimo. Dio si aprì e partorì il mondo, il Dio madre, il Dio femmina, il Dio cuore. Tutto il contrario di questo seno stretto, di questa vagina trafitta, tutto il contrario di questo sesso fallico scoperto e reso inutile, perché partorirà e creerà soltanto sofferenza. E un angelo così, che ha bisogno di avere una spada per cacciare il figlio di Dio, è la cosa più impressionante che noi potremmo immaginare. Quindi questa paura della cultura quattrocentesca è la stessa identica paura della cultura del Cinquecento di Masaccio. E allora andiamo a Rembrandt, sto per finire, non vi annoio più, andiamo a Rembrandt, questo si trova, è del 1668, è un capolavoro che si trova all'Ermitage, io l'ho potuto studiare quando ero giovane, sono stato consulente dell'Ermitage per la pittura italiana, questo non è italiano come sapete, ma è un capolavoro pazzesco, perché racconta il figlio il prodigo. La scena è famosa, il padre riconosce il figlio, a destra c'è il primo figlio che è rimasto a casa, e lì gli astanti, no? I servi e gli amici di famiglia. Il racconto evangelico qual è? Che il figlio il prodigo disse: dammi tutto che voglio vivere, e il padre diede tutto. E questo uomo si perdette, si è perso nel mondo, e tornando a casa, lui che era figlio del Signore e si ritrovò a mangiare come gli animali, le ghiande, tornando a casa trovò il padre che disse al suo figlio: uccidi l'animale più grasso, facciamo festa. E il figlio grande disse: ma tu non l'hai mai fatto per me e lo fai adesso per lui che ti ha tradito? E lui disse quello che voi sapete. È tornato a casa la pecorella smarrita, ed è questo che rende tutto bello, perché tu già c'eri, mancava solo lui. Rembrandt è affascinante per due elementi molto famosi. Vedete le mani? Vedete che sono delle mani sbagliate. La mano alla vostra destra è gonfia, è più grande della mano alla vostra sinistra. Sono due mani diverse. E guardate gli occhi. Quell'uomo è cieco. Quell'uomo non sta abbracciando il figlio, lo sta in qualche modo annusando come un animale, se lo tiene stretto, perché quell'uomo che è Dio in questa storia è cieco ma è innamorato di noi, come noi siamo lì, vedete, con questa testa rasata, che noi nel Novecento ritroveremo nei campi di Auschwitz, che noi nel Novecento ritroviamo nei reparti di oncologia. Questa sofferenza, questa sporcizia, questa miserabile sofferenza degli uomini
si lascia andare come un bambino che però sa di aver sbagliato e si lascia andare al corpo del padre, di un padre che è cieco, di un padre che ha due mani diverse, di un padre che è ammalato. E a destra cosa vedete? Gli astanti, quegli astanti che guardano e non sanno cosa dire. Sappiamo che nel figlio in alto, a destra, c'è la superbia e c'è il rancore e il risentimento. Ma noi sappiamo perfettamente che quello che ci dice Rembrandt in questo quadro è che da qualche parte è possibile uscire fuori dalla sofferenza, e cioè che non hanno ragione Masaccio e Rosso Fiorentino. Da qualche parte è possibile immaginare l'autenticità. E allora concludiamo il nostro ragionamento. Come? In realtà, care signore e signori, il discorso è semplicissimo. Noi abbiamo quei famosi tre anelli che sono l'autenticità. E l'autenticità è data solo dall'amore. Noi siamo spaventati, siamo addolorati. Ma è proprio nella sofferenza e nel dolore che dobbiamo trovare qualcosa di importante. Prima ho citato Gian Piero Auschwitz. Non posso dimenticare che il luogo centrale dei campi di sterminio sono Birkenau. Birkenau è un posto che è vicinissimo al famoso boschetto immaginato dove andava a studiare Wolfgang Goethe. Goethe studiava in questo boschetto, e questo boschetto è accanto a Birkenau, cioè al centro dell'orrore. Goethe ha pensato alla poesia come unità dell'Europa, e proprio lì vicino, guarda com'è strana la vita, altri hanno pensato all'orrore. È facile dire che uno ha ragione e l'altro è torto, ma è più importante dire altro. Birkenau vuol dire il bosco delle betulle, Birkenraum, e Birke è l'etimo del tedesco che ha un rapporto con l'ebraico. Quella parola in realtà è ebraica. Pensate che paradosso, che comicità. In quel luogo con un etimo ebraico nasce appunto la parola delle betulle, dove c'è stato l'assassinio, e accanto c'era Goethe. E quella parola che crea Birkenau è la parola ebraica Bereshit, quello che vi ho detto prima, Bereshit Bet, Bereshit Rabba Elohim. Vedete i misteri, vedete come il male e il bene si accarezzano, vedete come tutto quanto è collegato in un'unica esperienza straordinaria, che è: noi abbiamo solo una possibilità nella vita, non la logica, capire l'anello autentico e quello non autentico, ma l'esperienza dell'amore, cioè non me ne frega niente della logica, del valore dell'oro. L'oro l'ha creato l'amore di mio padre. Noi dobbiamo fare un salto nella nostra vita, l'on vitala, si dice in filosofia, un salto che ci permetta di accogliere la cosa che ci viene data come amore, cioè che ci permetta di benedire, come fa quel vecchio con quel figlio. E qui la forza è Rembrandt che supera i non occhi di Rosso Fiorentino, i non sguardi di Rosso Fiorentino, o la paura di un corpo di Masaccio e Masolino. È Rembrandt che ci dice che l'oro è l'amore del padre. E allora, per questo, lo dicevamo prima con Angelo, diceva sì, leggila, perché è una poesia molto nota, uno dei più grandi poeti del Novecento, che si chiama Costantino Cavafis, è la famosa poesia Itaca, ma che ci può tornare, le cose belle vanno riprese. E fa così: se per Itaca volgi il tuo viaggio, fa voti che ti sia lunga la via e colma di vicende e conoscenze. No, non temere i lestrigoni e i ciclopi o Posidone incollerito, mai, mai troverai tali mostri sulla via se resta il tuo pensiero alto, e squisita è l'emozione che ti tocca il cuore e il corpo. Né lestrigoni o ciclopi, né Posidone a sprigno incontrerai se tu non li rechi dentro nel tuo cuore, se non li drizza il cuore innanzi a te. Fa voti che ti sia lunga la via, e siano tanti i mattini d'estate che ti vedano entrare, e con che gioia allegra, in porti sconosciuti prima,
fa scalo negli empori dei Fenici per acquistare bella mercanzia, madrepore, coralli, ebani e ambre, voluttuosi aromi d'ogni sorta, quanto più puoi, voluttuosi aromi. Recati in molte città dell'Egitto a imparare, ti dico, a imparare dai sapienti. Itaca tiene sempre nella mente, tienila. La tua sorte ti segna quell'approdo, ma non precipitare il tuo viaggio. È meglio che duri molti anni, che tu vecchio, tu finalmente attracchi all'isoletta, ricco di quanto hai guadagnato in via, senza aspettare che ti dia altre ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio, senza di lei non ti mettevi in via, nulla a lei da darti più. E se tu poi la trovi povera, Itaca non ti ha illuso. Reduce così saggio, così esperto, tu avrai capito che cosa vuol dire Itaca. E allora, signori, come concludiamo? A noi è possibile in questa vita, di sindaci, professori, onorevoli, senatori, architetti, avvocati, ricchi, poveri, è tutta una commedia. È tutta una commedia. Siamo seri, seri, diventiamo seri, basta. Cioè, torniamo bambini. Quando la vita ci sembrava più facile, più vicina, abbiate il coraggio di essere bambini oggi che non lo siete più, che siamo vecchi. Oggi dobbiamo abbracciare quel nostro caro e vedere un gioiello e dire: è vero, è tutto. Pesa come pesa l'anima. E dunque non spaventiamoci più. Allora a questo mio amico io dico: è logico che un figlio seppellisca il padre, ma è ancora più logico che un figlio tenga stretto suo padre comunque dentro il proprio cuore, portandoselo un giorno nell'aldilà, mentre lui già ti sta portando nell'aldilà. E per questo io dedico questa mia piccola chiacchierata con voi alla seconda persona, a colei, una mia amica, che sta aspettando un bambino, perché quel bambino che ancora non è nato e che nascerà è un bambino che sta discutendo con questo amico un po' più vecchio che se n'è andato. Che jet lag la vita, eh? Ecco, questo gioco della vita e della morte è appunto la nuda verità. Chi è l'io? È l'altro. Chi è l'altro? È l'io. Grazie. Che bello. Cosa dire di più? Vista. Penso che poco c'è da aggiungere. Il tema della sofferenza credo sia ineludibile per tutti noi umani, no? Come tu ci hai molto bene evidenziato. Ma credo che sia quel passaggio, io lo posso dire per un'esperienza personale, senza adesso entrare troppo nei dettagli, che comunque poi ti aiuta a vedere con gli occhi del bambino e quindi ti ridà la purezza che dà. Purtroppo perdiamo tutti inevitabilmente nel percorso di crescita, no? Perché più si cresce, più si conosce, più si sa o si pensa di sapere, ma più anche ci si oscura la vera, no? Quella vera visione, quella visione pura che abbiamo da quando siamo ancora giovani, bambini. E quindi ti ringraziamo per averci dato ancora, come dire, la possibilità di scorgere tra le nubi che ci offuscano le cose più sane, le cose più positive. Chi è Penelope in questa sala? E chi è Ulisse? Verrebbe da domandare. E potremmo anche aprire magari un dibattito qui tra noi, se vogliamo fare qualche domanda all'amico Arnaldo, anche per approfondire oppure per esternare le nostre sensazioni e quello che ci è venuto o che ci viene adesso dopo aver ascoltato questa bellissima conferenza accompagnata dai tre dipinti. Che ne dite di fare anche un semplice commento, così anche per sentire le vostre sensazioni o quello che ha attestato questo bellissimo intervento. Se qualcuno vuole, il microfono è qui, lo possiamo passare, se Federico vuole donarlo a qualcuno. Considerando che non devo parlare molto, perché abbiamo un vino. Diamoci 5 minuti. E poi abbiamo la parte ludica. Io sono qui solo
solo per il vino, alla faccia, proprio di Masaccio, di Rosso Fiorentino o di Rembrandt, cioè il Conte poi bere e dimenticare. Anzi, ce ne abbiamo una musica, però magari qualche, ecco, una Penelope e un Ulisse che sono qui in sala, ci sono che vogliono dire la loro. Prego. No, io vorrei, al di là di un'osservazione, chiaramente Arnaldo riesce sempre ad emozionarci. Poco fa lui ha fatto riferimenti precisi, persone non a caso ha chiuso dando praticamente conforto a chi ieri ha perso il papà e chi invece tra noi ha la gioia nel cuore perché aspetta un bimbo, quindi riesce sempre ad emozionarci. È sembrato così quasi gratuito, no, il dire, ma invece noi che ne abbiamo consapevolezza sappiamo quanto sia stato mirato. In verità io volevo un chiarimento, senza, molto umilmente, ecco, senza essere impertinente. Cioè, quando hai fatto il confronto Masolino-Masaccio, esce fuori un Masolino che in qualche maniera figura quasi un Masaccio, no? Perché ha insistito sulla condizione delle lacrime, sulla condizione comunque di una tristezza, no? Per la cacciata dall'Eden. Io però in memoria ho l'immagine come pittura per Masolino di un Adamo ed Eva che invece in qualche maniera ancora sono una condizione di beatitudine. Ecco, volevo un chiarimento. Sì. Non ho più... No, ti dico subito, poi sentiamo se sono altri interventi. Sì. Così, memoriale. Oh. Poi dopo caso mai, insisto ancora. No. Ah no, c'è una signora in fondo. Prego. Così può venire qui, signora. Scusate, io mi sono perso l'inizio che penso è stato preziosissimo. Sì, e quello che ho sentito è stato, le confesso, meraviglioso. E volevo fargli solo una domanda. Se in quello che scrive... lei, a parte questo passaggio tra vita e morte, se lei parte già come genesi e l'umiltà, c'è questo fatto di semplicità, di povertà, no? Lei parlava della ricchezza e della povertà. In mezzo per me c'è l'umiltà, cioè bisogna lasciarsi alle spalle tutto, bisogna guardare, come lei diceva, ritornare a essere bambini. Penso che per essere bambini è importante tornare a quella genesi che c'è in noi, guardare noi stessi e cogliere quest'umiltà che non ci abbiamo, pochissimi ce l'hanno. È quello che le volevo chiedere. Ha pensato all'umiltà, è una parte importante in quello che scrive. Grazie. Grazie a lei. Lei è russa, signora? No, rumena. Sono altre domande? Allora, rispondo prima per la signora. Le ho chiesto la provenienza solo per onorarla, perché allora le parlo di Lucian Blaga, uno dei grandi poeti del Novecento rumeni. La Romania è una grande cultura, da Eminescu poi. Rispondo dicendo che l'umiltà, ma quella vera, la vera è quella che tu devi sapere chi sei, cioè sei una persona. Io per esempio sono un privilegiato, signora. Io sono un privilegiato. Io ho passato tutta la mia vita solo a leggere, a vedere quadri. C'è gente che va in fabbrica, che lavora, che è pesante. C'è gente, la signora l'assessore. Sa, c'è gente che vive situazioni difficili. Essendo io un privilegiato, anche se vengo dalla borgata romana, sono orfano, quindi qualcuno potrebbe dire, di madre, qualcuno potrebbe dire sei privilegiato fino a un certo punto, ma certo, però io lo so che sono un privilegiato.
le rispondo soltanto in questo modo, attraverso l'etimologia. C'è una poesia di Blaga sul Eden bellissima, in cui sorride e piange Adamo, si ricorda quella poesia, che dovremmo farla leggere ai ragazzi che credono che alcune culture europee siano culture inferiori. Nelle vostre scuole fate leggere la cultura rumena, la cultura bulgara, la cultura... fatele leggere, così capiranno i ragazzi, la cultura turca, la cultura maghrebina, per far capire che non esiste accoglienza nelle scuole se noi non consideriamo la cultura degli altri importante come la nostra. Leggete Blaga e piangerete. Garzanti editore, giusto? Allora, solo questo, signora, così nell'italiano le dico una cosa bella. Umiltà, l'opposto, potrebbe essere tante parole, ma mettiamo per ora che va bene, ambizione, l'ambizioso. A livello etimologico, l'etimologia vuol dire, no, qual è l'etimo di una persona? Ambizione, sapete che vuol dire? Bellissimo. Girare, trottorellare attorno a qualcosa senza prenderlo. Bellissimo. L'ambizione. Umiltà, humus, inseminare, riempire la terra di seme, di frutto. Humus, umiltà è rendere fecondo qualcosa. Allora, da una parte il vuoto, dall'altra parte il pieno. Allora, l'umiltà è il padre con i suoi gioielli, perché lui lo fa per umiltà, non per non far litigare i figli, perché i figli litigano. Lui cosa per non farli litigare avrebbe dovuto applicare la legge. Al primogenito va quello, basta, così vuole la legge del diritto romano, già il diritto germanico è diverso, ma comunque non importa. Invece lui vuole creare, essere un creativo. Quindi l'umiltà è l'opposto di ambizione e l'ambizioso, se l'umiltà è humus, è fecondità. È più bello essere, vivere in credito che in debito, essere generosi. Ma che ci dobbiamo portare nell'aldilà? Ma scusate, ma che cosa ci dobbiamo portare nell'aldilà? A me viene tutta questa gente, sta sempre a fare tutto sto casino e non si gode la vita, no? Provate a capire questo. Questo è essere umili. Anche se poi, chiaramente, devi stare attento. A me piace citare, studiare, ma non lo faccio per fare il professorino, ma per condividere. Secondo punto, Masolino e Masaccio. Masolino non abbiamo fatto vedere un'immagine. Masolino ha una cultura diversa. Per spiegare, e quindi quello dove Adamo, però per spiegare quel Masaccio lì, quell'Adamo lì, ti dico solo una cosa della teologia ebraica. Perché alla fine, quando Dio caccia Adamo ed Eva, e dice quella cosa terribile, no? Partorirai nella sofferenza, morirai, no? Cioè, al serpente dice una cosa terribile, e tu striscerai sempre e ti nutrirai solo di terra. Ci siamo? Quindi l'orrore del serpente è nutrirsi della terra, ma la terra è Adamo, perché Adamo è stato fatto dal soffio della terra. Quindi cosa dice Dio? Tu male ti nutrirai dell'uomo, ed è vero. L'odore del sangue ce l'abbiamo continuamente. Andiamo in una classe di bambini e già vedi, no? Già lo vedi chi siamo noi esseri umani, no? Non dobbiamo solo citare cose orribili, caro Giampiero, e cioè che qui abbiamo in Italia il femminicidio, cioè muoiono un giorno sì, un giorno no, una donna. Uccisi poi da chi? Da quelli che dicono io sono il tuo amore. Fidanzati, padri, figli, no? Questa è la realtà. La realtà è che in termini, io faccio anche televisione come sapete, anche in termini di audience, la realtà è che Gomorra, tutti vedono Gomorra, 600.000 persone, il Grande Fratello 4 milioni, questa è la realtà, questa è la realtà. Allora la realtà qual è? È che noi siamo in una situazione di spavento continuo, no? L'ISIS, la guerra delle finanze, no? Tutto quello che voi sapete, no? Allora, è il diavolo, è il serpente che si nutre di noi. Allora è chiaro che Masaccio questo lo capisce Masaccio. Non è raffinato con quel gotico internazionale di Masolino, bellissimo, voi vedete la famosa crocifissione, se avete tempo, andate a San Clemente, San Clemente si trova a Roma,
l'architetto lo sa perfettamente, sulla via del Colosseo, e lì c'è un posto meraviglioso, sotto c'è un mitreo, una cripta bellissima, dove c'è il primo esempio della lingua italiana. Lo sapete questo fatto? Lo sapete? Figli de puta, che bellissimo. Allora, quello è il primo esempio della lingua italiana, cioè in realtà del latino volgare, il primo esempio è Sauco, che le terre, fine 1963, ma lì c'è la crocifissione di Masolino e Masaccio, e vedi che sono molto vicini. Se vai al Polittico, che si trova al museo Capodimonte di Masolino, capisci che c'è ancora quella cultura lì. Ma Masaccio, l'ultima opera di Masaccio è la Trinità, che sta a Firenze, e quella Trinità è un buco, quella Trinità, non ci abbiamo l'immagine, perché il mio assistente non me l'ha portata, la colpa è sua. La Trinità di Masaccio è proprio, non aprite quella porta. Masaccio, morto giovanissimo, ha fatto pochi quadri, e lui ha capito che non c'è speranza. E noi dobbiamo reagire a questa nuda verità, che non c'è speranza, e cioè che i morti non tornano. E come possiamo reagire? Con la cecità del padre di Rembrandt, con le mani appoggiate sul figlio, anche se sono mani deformi. Vi racconto questo e poi dopo basta, non mi annoio. Andate a Rieti, chiesa di San Rufo. Allora abbiamo il teatro davanti, vi metto davanti al teatro, giro, una piccola via, percorretela, chiesa di San Rufo. Perché vado io? Pace. Entri, navata di destra, tu trovi una tela bellissima. 600, Rieti, chiesa di San Rufo, ok? Trovi una tela bellissima di 600, di un certo Spadarino, pittore caravaggesco. Fino a qui vi racconto questo quadro, ve lo immaginate. Angelo Custode, siete pronti? C'è un angelo bellissimo, ha queste ali straordinarie, enormi, bello, bellissimo. Ha tutta una tunica bianca e una gamba che esce come il taglio delle donne, no? Delle tuniche, no? Esce fuori bellissima. Perché sta lì? Perché davanti ha un bambino. E lui è l'angelo custode, sta aiutando il bambino a camminare. Oh, questo bambino poi non è tanto un bambino. C'ha, 12-13 anni. E l'angelo sta dietro, sostiene questo ragazzo. È chiaro? Attenzione, guardate meglio, zoomate sul ragazzo. Un ragazzo carino. Scendete un po' con gli occhi, scendete, guardate la cintola, guardate le gambe, ecco, state guardando le gambe del bambino. Oddio mio, ma sono fine, sono sottili, assessore. Quel bambino è un disabile, quel bambino non cammina, è un disabile. Quell'angelo sta aiutando. Fino a qui è commovente. Attenzione, guardate l'angelo, bello, queste ali, bellissimo, maschio, femmina, tutti gli angeli, attento a aiutare l'angelo e aiutare il bambino. Guardate quella gamba che esce fuori sulla tunica, la vedete? Quella gamba, quel ginocchio dell'angelo, lo vedete, bello? Oddio mio, ma quel ginocchio è ipertrofico, è deforme, l'angelo è un disabile. E questa è la vita. Le abilità sono semplici disabilità. Chi nasce in un modo, che in un altro. Le nostre disabilità possono però costruire civiltà, buona politica, rispetto per gli altri. Le parole che nessuno usa più, nessuno più ama dire: misericordia, sincerità, giustizia, rispetto, nessuno lo dice più. Altro. Ma per dire queste parole, e cioè essere umile, cara signora, bisogna capire che siamo disabili. E cioè che l'unico modo per salvarci, essere come quell'uomo che quando arriva il figlio rasato, ammalato, vissuto in un letto di contenzione in mezzo ai maiali, quello è cieco e con le mani deformi lo abbraccia. È questo che dobbiamo fare. Noi ci hanno dato un serpente che mangia noi, perché è come noi. E noi che facciamo? Mettiamoci dentro una follia. E questa follia è poi la fede. Che pensate che sia la fede? Se non una follia. Signori, la fede non serve a niente. Non è che vi cambia la vita. Non è che la persona che ha perso un padre dice: ho fede, vabbè. No. Piangi e stai male. E la carità serve a qualcosa? No, perché non sai mai come farla. Te sbagli, comunque. La speranza è un'altra sciocchezza. Boh, la speranza. Eppure sono le cose uniche che abbiamo vere. Allora, dobbiamo credere fortemente in questo principio
e qui concludo, nessuno sa bene l'etimologia di fedeltà. Siete pronti? Mo va, dico io e poi. Fedeltà, tu dici che è fedus, patto, fides, speranza, ma queste sono cose da ragazzi, latino, beh, lo so, lo sappiamo. Con la bomba. Appunto. È il sanscrito, la prima lingua. Sapete che vuol dire fiducia, fede? Vuol dire guardare e andare con le mani aperte verso gli altri. Fantastico. Guardare e andare con le mani aperte. Che il gesto, sapete che questo gesto di preghiera è del 1000? Le orantes si mettevano così. Ma togliete la religione. Quando io mi metto così chiedo pace, mi faccio vedere. Non ti faccio niente. E faccio vedere il palmo. E questo palmo però a che serve? Solo a far stare così? So, cretino. Ma a mettere le mie mani, come il padre al figlio prodigo, sulle spalle di questo ragazzino che è solo da piangere. E allora il ragazzino di Rembrandt che piange è l'Adamo di Masaccio che piangeva. Ma finalmente le lacrime, come insegna Lucien Blaga, sono l'unica follia poetica di noi esseri umani. Allora vi dico, se non vo' continto nemmeno così, c'è il Master Vino. Quando torna? Presto, presto.